Un doveroso ringraziamento alla RAI che ci ha dato il permesso di invitarla qui con noi questa sera, uno dei grossi personaggi della RAI che conosciamo da tanti anni, annunciatrice, presentatrice, Maria Giovanna Elmi. Vieni Maria Giovanna, ecco, anche noi ci conosciamo da parecchi anni. Da bambini, si fa per dire, abbiamo commesso un peccatuccio insieme, eh? È vero. Cosa state pensando voi, no? Cioè, abbiamo girato un fotoromanzo insieme, eh? Un fotoromanzo, l'abbiamo girato nelle montagne, nella neve. Che aveva un titolo poi tutto particolare. Come si chiamava? Nido di tenebre. Ah, Nido di tenebre. Mi pare il massimo. Ma hai portato qualche fotografia, mi hai detto che me l'avevi promessa. Sì, perché l'ho trovata, guarda cosa, quando mi prometti grande amore, io molto dico, ma giovane. Sarà il caso. Mamma, che vergogna, che vergogna. Ma che roba, guarda come ero pettinato. Sulla neve, però. Hai capito. Bei ricordi, bei ricordi. Beh, del resto già allora. Ho avuto l'occasione per andare sulla neve dove ti piaceva, dove lui era bravissimo a sciare, dove io naturalmente nella foto successiva sono per terra perché non so sciare così bene. Comunque già da allora si sapeva che avrebbe fatto tanta carriera la nostra Maria Giovanna. E forse mi hai portato fortuna, perché tu hai segnato tante tappe della mia carriera. Intanto ce n'è una importantissima, perché mi è capitato già due volte che facciamo delle inchieste, qual è l'annunciatrice, il personaggio della RAI più gradito. Ecco, mi ricordo che a Flash tu sei risultata prima. Ed era nell'81, mi pare, qualcosa. E poi nell'86. Di nuovo a Super Flash, sempre la Maria Giovanna Elmi. O Pentathlon, cos'era? Non mi ricordo quel probabilmente, momento, sì. Anche lì è risultata prima assoluta. E questa sera abbiamo pensato sempre di con invitarla. Lui però, poi mai visto sì. Durante. Io quindi ti vedo, e poi adesso, quindi sono passati altri 5 anni, vogliamo fare... delle cose più ravvicinate. Beh, cioè, faremo il possibile, sempre che la RAI ci dia l'autorizzazione. Comunque la nostra Maria Giovanna, oltre a essere una bravissima presentatrice, incide di tanto in tanto anche dei bei dischi per i bambini. Mi pare che tu hai inciso anche un long play, no? Ho inciso un long play molto carino per bambini, che era di Zambrini, Jürgens e Meccia, perché in quel periodo facevo una trasmissione per bambini che era il dirigibile. E allora c'era Mai più cattivi occasione. Pensieri si chiamava, infatti, mi pare, questo long play. Una molto carina. Si era la buonanotte di un'annunciatrice a una bambina che non voleva addormentare. Mentre invece questa sera canterà la sigla del suo spettacolo, perché vi ho detto che oltre ad essere annunciatrice è una brava presentatrice, e noi tutte le settimane la vediamo in Sereno Variabile. È lei che ci dà i consigli per andare a fare i nostri viaggi all'estero. Comunque vediamo un po' che cos'è questa canzone. Speriamo. Che è di Zambrini, Meccia, Jürgens. Sempre loro tre, sempre i magnifici tre. E si intitola Scivolare. Maria Giovanna parla della neve, naturalmente. Grazie. Yeah.
Maria Giovanna Elmi, un omaggio floreale. Applauso, scena aperta. Basta. Grazie, anche perché il Five d'oro, un ricordo della nostra emittente, grazie, e un po' di rose rosse. Tante grazie e tanti auguri per la tua trasmissione. Auguri. Alla prossima. Bene, abbiamo avuto la presentatrice della Rai qui là nel corso del VIP Canta VIP 91.